Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Oggi continua l'area sfida. Mi ero fermato appunto perché dovevo prendere Pokédex nazionale, ho fatto un po' di robina extra e ora area sfida. E prendiamo il Super Amo a fine gioco, yeah! Con questo qui ci si potevano catturare Magikarp al 100 su Pokémon Platino. Non credo sarà lo stesso anche qui, ma hey, che gli fa? Non lo so, non gli fa niente. Andiamo un attimino alla torre lotta. No, questa è l'area percorso ostile per andare a Monte Ostile. Area provviste. Qua c'è il Monte Ostile, ma la torre lotta... Ah, perché sta qui. C'è il giardino lotta. E qui area svago. Vabbè, tanto devo farla tutta, non è che posso... Però... Oh, la host! Non me la ricordavo così bella. Anche perché, sarò sincero, l'area sfida l'ho fatta una sola volta in tutte le run, la primissima run che ho fatto. Perché vabbè, la prima run che fai se non fai il gioco al 100%, o meglio ci provi, che giochi a fare. Bella! Non me la ricordavo. Fa molto Sonic the Hedgehog. Davvero, non scherzo. Allora, iniziamo intanto con qualche sfida veloce. Tanto questo taglio, perché il bello di questo gioco è esplorare e vedere cose diverse alle sfide contro gli allenatori normali. Le sfide in palestra sono belle. Alla torre lotta qualcosina farò vedere, perché sono interessato ad arrivare a sfidare Palmer. Davvero. E in doppio sarebbero Palmer e Barry, se prendi la sfida in doppio. Quindi sono molto interessato. Wow, livello 50. Boia, ragazzi, qui si inizia a fare sul serio. Sto notando che alcuni Pokémon qui, insomma, dei primi allenatori, hanno difficoltà contro l'elettro. Quindi io metterei Vux davanti. La ricompensa in denaro non è che mi frega più di tanto. Quindi anche non gli do moneta amuleto, va bene lo stesso. Sì, ok, va bene. Molto molto bello come posto comunque. Ok, sfera Ultra Ball. Dunque, non penso che userò repellente, perché non mi pare il caso. Ah, potevo anche evitare una sfida volendo. Vabbè, non importa. Beh, questa proprio era palese. Si vede chiaro come il sole. Ci avrei comunque premuto anche se non era palese, quindi lo sto facendo un po' ovunque. Questo Gianni che fa? Ci sfidiamo? Perlustriamo la zona per vedere che non capiti nulla di strano. E intanto lottiamo, certo! Con un Pokémon, Devin, Pokémon Ranger! Manda in campo Donphan, bello Donphan. Sarebbe bello dare come soprannomi ai Pokémon il verso che fanno. Tipo Donphan, piripu! Clefairy Pippi, che sarebbe anche il nome suo, Pippi. Che cavolo è successo? Ho premuto ZR contro la gamba. Ok. E qua che abbiamo? Un revitalizzante. Okidoki. E anche un allenatore abbiamo. Sono qui per trovare qualcosa di importante che mi manca. La voglia di vivere. Ok, andiamo avanti, va. Una casa! Chi ci abita qui? Nessuno? Oh, un lavoratore. Stai andando ad allenarti? Prendi questa bevanda rinfrescante. Beh, l'acqua, sì, di seta più che rinfresca. L'acqua è la fonte della vita. Così si dice. Ma in realtà nessuno sa dove abbiano avuto origine Pokémon. Dall'acqua. Dall'acqua, credimi. Io lo so perché non lo so. Vabbè, uno non è che può sapere tutto, Però io lo so. Distraroma. Ok, Distraroma. Va bene. Un attimino. Non è che voglio skippare gli allenatori, ma ho davvero troppa voglia di andare avanti e di esplorare. Tanto poi me li faccio comunque. Non dovrebbe mancare poi molto al prossimo punto di ristoro, quindi mi prendo ste bacche. Ma non c'era una Pokéball prima qua da prendere? Mi sa che l'ho mancata. Bacche prese. Faccio un attimino un po' di backtracking, perché qualcosa ho mancato. Ah, ma perché c'era l'acqua qui che non ho visto. Mi sembrava strano, infatti. Ma come ci arrivo di là?
C'era l'acqua. Non ci ho proprio fatto caso prima. Dubbio disco. Ah, Porygon 2 in Porygon Z. Certo, poi c'è altro qui. Oh, scala roccia. Ma a quel punto lì vuoto così senza niente? Huh? Doma Drago, ha aspettato che salissi. Grazie al loro potenziale i Pokémon di tipo Drago sono più vicini ai campioni. A me piacerebbe essere un Doma Draghi, ma nella vita vera. Vi immaginate andare al drago a comandare? Fermo! Oh drago! Non so se avete visto mai Merlin. Però Merlino, insomma, poteva parlare... Era un Doma Draghi, effettivamente. Poteva quindi dare ordine ai draghi e alla famiglia dei draghi, anche se le viverne, i Wyrm non sono proprio draghi, quindi non ascoltano proprio. Percorso 225, area provviste. Ottimo, siamo arrivati quindi. Zona allestimento, vabbè. Ciao. E gli allenatori che perdono la torre lotta vengono qui per allenarsi. Ah, ok. Io vengo qui perché devo andare avanti nel gioco, invece. Ah, vecchietto. Ok, Monte Ostile. Quel vulcano risale al tempo in cui dalla fusione di spazio e tempo nacque la regione di Sinnoh. Della lava incandescente fuoriuscì e una volta che si fu depositata si trasformò in un Pokémon. Si dice che per tenere i Pokémon sotto controllo venne usata la magma pietra. La leggenda narra che col tempo il Pokémon si trasformò in vulcano. Vabbè. C'ha ragione vecchio. Ha ragione il vecchietto. Comunque la mia meta non è in Monte Ostile, perché il Pokémon del Monte Ostile lo cattureremo in un altro episodio dedicato solo a lui e anche al Monte Ostile in generale. E oggi si arriva all'area Svago. Tua borsa è piena di strumenti oppure è solo piena di sogni e piena di pugni che ti do se non ti fai il bravo. Niente da fare, riconosco i miei limiti. Ci vuole un allenatore ben più esperto di me per esplorare a dovere il vulcano. Bravo. Che fa quello? E tu? C'è una mossa che raddoppia la propria potenza se il Pokémon che la usa viene avvelenato, scottato o paralizzato. Si chiama facciata. Delle macchine tecniche che contengono questa mossa. Certo che le voglio. L'avversario ci penserà due volte prima di usare una mossa che causano problemi di stato. Scottato però non so quanto possa essere congeniale. Se hai denti stretti aiuta, ma io preferirei essere avvelenato. Con Toxic Sfera, denti stretti, avvelenamento, facciata, devasta. Come puoi notare io sono un cameraman. Hai visto quel servizio in TV alla ricerca del Gyarados rosso? È presente, no? La misteriosa apparizione. L'ho girato io. Ok! Bravo! Un giorno sarai un regista migliore di Spielberg. Non è vero, non lo sarà mai. Ma tanto non può sentirci, siamo ormai troppo lontani dalla sua portata d'orecchie. Vai, repellente Massimo! Quasi va per il Monte Ostile, vero? Quindi non devo prendere questa strada. O forse è solo per un oggetto? Ah no, aree provviste. Ma cosa aree provviste? C'è solo una casetta. Uno che vuole vivere isolato da tutti e da tutto. Non ho niente, mi spiace. È proprio un peccato che non si possa condividere l'allegria. Cosa? Ma che problemi hai? Vabbè. Mi dispiace per te, non per me, che non ho niente, ma tu, che sei povero. Ok, cominciamo, insomma, l'arrivo alla scalata, a tutto, per arrivare quindi all'area Svago e svagarci, divertirci. Avrei intenzione anche di dedicare degli episodi alle super gare show, dove con Pachirisu vinco tutte le gare, ma... È un progetto un po' ambizioso. Non perché non riesco a farle, ma perché vorrei farlo e non ho voglia di farlo. In video intendo. Vedrò cosa fare poi sul momento. Magari mi metto a registrarle e in un giorno le faccio tutte. Ok, Skarmory solo? Vabbè, comunque se Skarmory è forte, è un Pokémon molto forte. Ok, qui è per prendere l'oggetto, vai. Che cosa sei tu? Un flacone di carburante, uno. Vabbè, tanto non penso che allenerò tanti altri Pokémon oltre alla squadra. Anzi, non penso che allenerò proprio altro, se devo essere sincero. Vabbè, ragazzi, è così, è così.
Ah, di qua si va per i monti ost... mi sto zitto che è meglio, non dico più nulla. Questa dovrebbe essere Baccagrana? Sì, yeah, vabbè, qui, si riconosce, dai. Su Pokémon RSE è uguale. Yes. A parte che mi sa, voglio un attimo controllare la mappa perché non voglio essere proprio stupido. Ah, ci manca ancora, ci manca, ok. Ottendo più, me la scappo, me la scappo. No, devo prendere l'oggetto veramente. Ah. Ma scusami. Ah, ho capito. Devo affrontarli. Ma non è vero! Volevo farla in doppio! Oh, entrambi fatti e via. Io ragazzi voglio prendere tutto quello che il gioco ha da offrirmi. Energy palla. Ah, vabbè. Ci sta. Ci sta Energy palla. Allora, sì, ma devo controllare una cosa ora. Dato che mi sono avvicinato tantissimo alla meta. La meta sarebbe l'area svago, ma c'è un'altra meta secondaria che devo controllare assolutamente ora. Perché mi sa che... Ah no, solo per... Fermi tutti. Cerca strumenti. Ah, c'è qualcosa qui, ok. Mini fungo, vai, perfetto. C'è altro? Sì, c'è altro, sì. Ah, tanta altra roba. Grande fungo. Un altro mini fungo. Due mini funghi e un grande fungo. Buono. Però dovevo farlo. Anche qui, no? C'è una zolletta d'erba isolata lì. Che... Perché fanno ste cose? Ci sarà qualcosina? Devo scoprirlo. Ok. Raga, sono malato di completismo io in alcuni giochi. Voglio l'esperienza completa. Vabbè, ci ho provato, dai, niente di che. Qui che abbiamo? Ehi, konnichiwa, felice di conoscerti. Guten Tag, sono The Master. Per dirla della lingua di questo posto, sono un artigiano. È giusto, ne se pa? Comprendes? Lo sento nell'aria, sei tu. Non c'è dubbio, tu ami Pokémon proprio come me. Ma questo è assolutamente wonderful. Allora, ecco ciò che farò. Farò un bel update del tuo Pokédex, così potrai leggere le descrizioni dei Pokémon nelle altre lingue. Pardonne-moi, ma non potrei farlo con tutti i Pokémon, scusa. Solo con i Pokémon dei paesi che io, The Master, ho visitato. Dacqua un attimo il tuo Pokédex. Allora cambio questa opzione qui, metto questo qua. Trallallero, trallalla, ecco fatto. Oh là là, ma hai già fatto l'update di questo Pokédex? Vedo che ti piace percorrere i tempi, muy muy bien. Well, spero che ne approfitterai per leggere le descrizioni dei Pokémon e altre lingue, ma tu sei pazzo! Ah, ma sono i Pokémon che dice lui. Ma allora che schifo, cioè scusami No, che schifo nel senso, e che cacchio. Dunque, mi sa che se scelgo la strada di qua, vado al Monte Ostile, o là dietro addirittura. Sì, allora aspetta. Non credo che di qua vado direttamente al Monte Ostile, o almeno... Vabbè. Questa è un po' telefonata, una cafonata. Beh, pippi su, calze lunghe. Ottimo. Ok, allora non devo farmi troppe paranoie, io ora vado qua. Perché ho visto il cartello. Il cartello mi indica vai di qua per il Monte Ostile e vai di qua per l'area svago. Come è giusto che sia. Ecco, 227. No, non devo andare lì. Ma uso un altro repellente tanto per... Oddio, siamo nel deserto? Diventerà la numero uno nelle super gare show della regione di Sinnoh. Vincerà con un Pokémon che si trova solo qui. E io ho il repellente. Wow! Ma come? I livelli e statistiche? Ma perché? Parlami solamente, non lottare! Oh, odio la terra! Goldak? Ma mezzo alla tempesta di sabbia? Dunque, se vado qui... Con la bici... Ok.
copertura. Ah, Scizor, Scyther in Scizor e Onix in Stinix. Bene. Ok, questa è una fregatura. Quindi me ne vado qui. Che c'è? Nulla, ma come nulla? Fregato. Sì. Cambia marcia, grazie. È una palla cambiare marcia perché ti scombussola tutto. Oi, Dama Draghi! I Pokémon di tipo drago sono esseri sacri. Ecco cosa mi ha insegnato il maestro e ora te lo dimostrerò! Il tuo maestro era per caso Lance, no? Perché sai com'è. Il più famoso Doma Draghi. Ah, sì! Gyarados, il famoso Pokémon drago. Acqua volante. Draghiforme non vuol dire drago! Mettetevelo in testa, programmatori! Non sei abbastanza forte, no, caro? Mi dispiace molto, ma il tuo maestro sarà deluso. Yeah, guarda, equilibra, equilibra, equilibra e niente più equilibra. Ah, vedo, c'è tutto quanto il percorso sotto da fare prima. Alrighty, alrighty, lo faccio. Un altro po' di equilibra e cosa abbiamo qui? Niente? Che schifesse. Niente proprio, vabbè. Ah, posso farlo anche al contrario. Ah no, devo andare qui sopra. Non penso che serva qui il repellente, a dire il vero. Ok, pietra brillo. Ok. Sì, l'altra volta ho sbagliato a dire pietra brillo che fa evolvere Gallade, eccetera, eccetera. Vabbè, mi sono sbagliato, ho corretto comunque sia l'appunto. Voglio andare un attimo a vedere questa casa, cosa ha da offrire, poi mi rifaccio tutto quanto il percorso. Un po' di backtracking, se vogliamo. E poi arriviamo all'area sfida, all'area svago. C'ho sta cosa in testa dell'area sfide, basta! L'area sfida era all'inizio, questo è svago, sto andando all'area svago. SVAGO. Allora, la bici penso di poterla anche levare. Ah, ma perché sono arrivato praticamente. Ah, ok, allora aspetta, aspetta. No, 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 no. Devo un attimino finire di qua prima. Ok, togliamo. Prendiamo le bacche. Ah, ma per andare in quella casetta che devo fare? Ma, ah, si passa. Vabbè, me l'ero accorto. Che abbiamo qui? Oh, salve. Ho trascorso tutta la vita a leggere in questo posto. Anche mio figlio è un avido lettore. Ho scoperto di recente che una volta la parola universo indicava sia lo spazio che il tempo. Credo che il figlio sia Luciano, dei Super 4. Avido lettore. Mi viene in mente lui. C'è un allenatore qui però. Sta strada all'incontrario. Ho visto nel futuro e ho previsto che sarai tu a vincere questa lotta. Quindi perché farla? Dammi soldi e basta, no? Immaginate uno perde? Il futuro è sbagliato. Non esiste la divinazione. Qui c'era solo un flacone di calcio, quindi nulla degno di nota. A meno che... No, nulla di che. Andiamo qua. Dunque, per continuare invece devo tornare indietro, vero? Sì, devo rifarmi un po' di strada che non ho fatto prima. Devo andare qua, sì. Anche quelle due allenatrici e poi c'è una casa che non ho mai controllato sopra. Ok, ci siamo. Due allenatori. I due ranger. Sarai stanco dopo tutto questo correre? Beh, un pochino. Persone, natura, Pokémon. È essenziale che sia tutto in armonia. Sono d'accordo. Tutto deve essere in armonia se vuole funzionare. Christine e Keith. Keith, bel nome. Christine è un po' troppo normie. A un certo punto chi se ne frega. Se posso scendere da questa bicicletta. Ok. Bello. Ah, la casetta, eccola. Ah, lì c'è spaccarocce da usare, ottimo. Vecchietto. Vuoi diventare più forte, vero? Molto bene. Fammi ricompensare la tua passione con delle mosse sorprendenti. Ah, le mosse eccelse. Ok. No, 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 no. Niente mosse eccelse. Potrei anche insegnarle, visto che ho tutti e tre gli starter, per motivi che ho già spiegato ampiamente.
Poi c'è gente che mi viene a scrivere vergogna perché ho tutti e tre gli starter scritto vergogna. Non vergogna, vergogna, quindi vi siete giocati da soli. E qui sopra il nulla cosmico, grazie gioco. Ti voglio bene gioco. Tu sei bravissimo. Andiamo qua a prendere sta Pokéball, va. Prima che ci ripenso e cambi idea. Passaggio stretto. Disfoguscio. Ah! Shed Shell. Bene, bene, bene. Allora, direi che ho fatto tutto in questa... Ma come fanno a crescere delle pianticelle con questa tempesta di sabbia in corso? Direi che ho fatto tutto, sì. Possiamo andare all'area svago, dai. Ah, ma qui posso anche usare l'esploro kit per esplorare un'area che non ho mai esplorato. Giusto. Oh, qui ci sono Pokémon selvatici. Abbiamo erba non solo alta ma anche folta. Wow, è faticoso muoversi qui. Ma devo andare qui sotto a prendere una Pokéball. Forza. Ma c'è un signore lì che sta guardando l'albero. È uno spione? È un guardone, guardalo, guardalo. Ora quando passo... che guardi? Ah, si è girato. Perché mi ha visto? Terror panno! Yeah! Gli faccio il trappolozzo. Aspetta, aspetta. Appena supero questo punto, il trappolozzo non glielo leva nessuno. Sto arrivando, eh. Zonda, ragazzo. Guarda. E guardi. Mi stavi cercando? Ti sono mancato? Ma chi sei? Ma chi... No. Ma chi è? Oddio, che fatica. Ricarica totale, buono. L'allenatrice, yeah! Quando due sguardi si incrociano. Ecco come inizia una lotta. Ma non lo so! Ho fatto 200 sfide. Tutte le ho fatte, veramente. Tutte. Allora, di qua... Chi è? Pokémon Ranger? Sì, è un Pokémon Ranger! Tra le altre cose che devo fare ci sono anche i rematch ai capi palestra. E quelli sono tosti da fare, effettivamente. Ottimo, Pokémon Ranger sconfitto e flacone di proteine. E se surfassi tipo fino a questo punto di qua? Perché sembra esserci una specie di nulla. Ecco, grande fungo. Mi sembrava strano che ci fosse qualcosa. Proseguiamo, ci sono delle bacche che devo prendere. Oddio, potevo fare un giro di là, vabbè. Tanto, oramai ci siamo. Quella strada... Ah, la strada lì non ho preso. Ok, mo la prendo subito. Dai, ci siamo quasi. Sono quasi arrivato. Video un po' lunghino, ma c'è tanto esploro, eh. C'è davvero tanto esploro. Oh, ok. Pronti. Oh, aria svago. Sono arrivato finalmente, sì. Sì, sì, sì. Via, fermi tutti, fermi tutti. Ah, ma questa è proprio la strada più corta, invece. Ah, qui ci sono altri allenatori. Ok, ho capito. Ho capito. Va, fammi un attimo esplorare qui, allora. Ok, altre bacche, ci sta. Bacca mela. Allora, entriamo in questa casa, intanto. Chi c'è che ci abita? Non ti serve nient'altro a parte la TV. Per esempio, ho imparato molte cose su segnamappa del Pokécron. Può rintracciare i Pokémon itineranti. Sì, devo andare a prendere Cresselia, effettivamente. Non l'ho ancora neanche attivato, diciamo. Pepita, perché tanto. Invece, qui abbiamo... Associazione dei Fiocchi. Niente, questi qui mi dicono solo cose generali. Associazione dei Fiocchi. Beh, mio Empoleon ha diversi fiocchi, effettivamente, eh. No, dico, sapete, se proprio vogliamo parlare di fiocchi. Niente, dovevo farlo. Dovevo assolutamente controllare. Oh, mi dispiace. Questa è un'associazione esclusiva accessibile a pochi eletti. È un mondo speciale riservato soltanto alla creme della creme. Ti consiglio di impegnarti nella raccolta di fiocchi. Ah, ma ce n'ha alcuni, Empoleon. Dai, guardalo. Guarda. Devo forse avere una fila intera? Va bene, va bene, va bene. Beh, pare che non ci sia altro da fare se non andare al Monte Ostile, ma in un prossimo episodio. Questa è una pop star che viaggia.
Dove ci sono la natura ci sono i Pokémon, gli allenatori. Bene, bene, bene. Allora, direi che l'episodio può concludersi qui. Nel prossimo penso che andrò al Monte Ostile a fare una bella scampagnata. E poi chissà che non tocchi la caccia a tutti gli altri leggendari. Insomma, un po' di frammenti insoliti li ho raccolti, quindi sarebbe anche ora di cominciare con quelli. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram, che vedete passare anche qui in sovraimpressione. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!